Benvenuti a un nuovo appuntamento con Lupoki.it. Quest'oggi andremo a recensire un prodotto diverso dal solito, ovvero router Flixbox 4020. Beh, innanzitutto dobbiamo partire con delle precisazioni perché sono sicuro che molti di voi o non sapranno o non si ricorderanno bene la differenza che c'è tra un modem e un router. Il modem principalmente serve a dare la connessione e si collega con un cavo ADSL alla presa del telefono. Il router invece serve ad instradare i vari pacchetti dati tra i vari dispositivi. Molto spesso abbiamo dispositivi che fanno sia modem che router, però esistono anche le due cose separate. Ma perché principalmente comprare un router? E in particolare questo Flixbox 4020? Beh, i motivi sono molteplici, infatti ad esempio abbiamo il modem router che ci ha dato il nostro provider telefonico e con molti dispositivi funziona male, rallenta e queste cose. Possiamo scegliere un router che gestisca meglio come suddividere i pacchetti tra i vari dispositivi e questa potrebbe essere una soluzione. Oppure un altro motivo, ad esempio abbiamo la presa internet lontana da dove lavoriamo, quindi magari prendiamo un modem collegato alla rete e compriamo un router che viene collegato a distanza con un ethernet o con un power line. Ad esempio questo è un altro ambiente d'uso di un router. Tornando al prodotto di oggi, esteticamente è molto carino e presenta i classici LED per avere sotto controllo tutte le funzionalità del router. Abbiamo anche due pulsanti per gestire le connessioni. Peccato per l'assenza di un tasto di accensione e spegnimento. Infatti quando spegniamo il modem siamo costretti a staccare la spina del router se vogliamo spegnerlo e non avere tutte le luci accese. Per quanto riguarda le connessioni, abbiamo una Ethernet per la connessione al modem e 4 fast Ethernet per connetterla ai vari dispositivi, oltre che ovviamente alla porta per l'alimentazione. Nella parte sinistra è inoltre presente una porta USB per collegare i dispositivi di archiviazione e creare un NAS domestico, ma questo lo vedremo dopo. Ovviamente nell'USB possiamo anche collegare ad esempio una stampante per creare un sistema di stampa in rete. Il modem in questione si posiziona su una fascia bassa rispetto ai prodotti offerti da Flixbox, infatti lavora solamente alla frequenza di 2.4 GHz, però ha una buona gestione della portata e una buona resistenza ai carichi. Ma uno dei punti di forza di questo router è sicuramente rappresentato da FreeZOS, ovvero il sistema operativo che va a gestire tutte le funzionalità del router. Tramite l'interfaccia web possiamo infatti intervenire su una miriade di parametri, oltre che ad attivare le varie funzionalità. Possiamo infatti visionare tutti i dispositivi collegati, le statistiche di consumo, le impostazioni di sicurezza e abbiamo anche la possibilità di creare una rete Wi-Fi solo per gli ospiti o di utilizzare una VPN. Tra le altre funzionalità troviamo anche la possibilità di diagnosi e di rapporti sul consumo addirittura via email. La cosa più interessante però la si ha collegando un hard disk o una chiavetta al router. In questo modo infatti possiamo utilizzare Flixbox come un classico NAS, raggiungibile se collegati alla stessa rete Wi-Fi oppure anche da mobile se abbiamo registrato un account MyFritz. Insomma, qui ne abbiamo per tutti i gusti e veramente possiamo passare delle ore a smanettare tra le varie personalizzazioni e le varie impostazioni. Questo può essere un pregio perché uno può costruirsi quello che vuole, ma può essere un difetto per l'utente meno esperto. Come vi dicevo prima, Flixbox 4020 è un dispositivo di fascia bassa e si può trovare su Amazon a circa 55 euro. Ve lo consiglio se state cercando un router economico ma che abbia una miriade di personalizzazioni e di funzionalità avanzate. Bene, direi che per questa recensione è tutto. Se avete altri dubbi o perplessità lasciate ovviamente un commento qui o sull'articolo dedicato che vi invito sempre a leggere. Se non l'avete fatto iscrivetevi al canale per altre novità e da Marco Mera è tutto per Lupoki.it.